45 qua non c'era niente. E la casa io me l'avevo andata lì sopra le acciaierie, ma lì era proprio stabilimento e basta. C'era una casa, non c'era niente. Per fare la spesa dovevo venire fino a metà Oltrisarco, perché qui non c'era niente. Proprio queste case non c'erano, erano quasi palude, diciamo. Tutto questo resto era quasi palude. Io sono venuta a abitare nel 1964, quando mio marito da Rovereto è stato trasferito qua perché era in ferrovia. Mio marito ha fatto la domanda in ferrovia e da Vicenza ci hanno mandato a Ora. Poi abbiamo preso la casa di ferrovieri qua di Oltrisarco e allora siamo arrivati a Oltrisarco. Questo quartiere esiste già come Oberau, nel senso come agglomerato di case che fine 800, primi del 900 si sono formate qui come case magazzino, case emporio. Io in effetti abito in una casa che si chiama Hausmarkt e che la dice tutta sulla destinazione originale. In effetti tutti gli edifici storici di quell'epoca, qui del quartiere, che siano o meno sotto tutela delle belle arti, hanno una caratteristica architettonica comune, gli erker, le torrette, a indicare proprio un periodo di nascita. Ho vissuto ad Oltrisarco buona parte della mia vita, siamo di Oltrisarco comunque. È proprio un connotato geografico, fisico, l'appartenenza a questo quartiere da sempre, diciamo così, significa essere separati dagli altri e nello stesso tempo essere cittadini, però sicuramente la consapevolezza nel bene e nel male di essere un quartiere a sé stante. Tutti ci si trova lì, è una cosa un po' fuori dalla normale, scendere o passeggiare per Oltrisarco che è sempre piena di macchine lungo la via Claudio Augusta. Ma a me sembra una bella unione. Una bella fratellanza. Vogliamo che sia più che altro un'unione di tutta la gente del Brasile. È una festa di quartiere che coinvolge fisicamente via Claudio Augusta, dall'incrocio con via Roma all'incrocio di via Volta.
tutti gli esercenti che danno su questa strada, associazioni, gruppi musicali che di volta in volta vengono chiamati a suonare, nel tentativo, ormai non è neanche un tentativo, è una certezza, di fare una festa di quartiere piuttosto insolita. La festa dell'arco per me è una bella festa e serve quasi meglio poterne fare di più, in modo da incrementare di più questo ritrovo della gente, questa unione, insomma, trovarsi, fare un po' di amicizia, discutere, parlare e soprattutto dà anche un ambiente un po' diverso da quello che è tutti i giorni. Insomma. Mirata a popolare il quartiere. E allora si facevano i venerdì lunghi per tirare la gente anche di fuori a conoscere Oltre Isarco. Il traffico è un po' corto, però... È bella la festa di Oltre Isarco.
La festa del Oltresarco è stata molto diversa dal solito e molto più bella. Però le altre volte c'erano i banchetti con i vestiti, con le cose, invece stavolta invece c'era quella grande macchina con si chiama quelle delle videogame là. Però in fondo poi c'era in piazza Versailles per i bambini un gonfiabile che era uno spettacolo. Soprattutto dall'anno scorso l'evento è parzialmente commerciale, nel senso che gli esercenti hanno sicuramente dei riscontri per via che servono da mangiare, da bere, ci sono piccoli angoli di mercato, però abbiamo visto che la formula di mercato totale, quindi puntare soltanto sull'acquisto, sul prodotto da vendere sulle bancarelle, non funziona, non soddisfa le esigenze degli ambulanti che si sobbarcano di un sovraccarico di lavoro e non va incontro alle esigenze della gente che viene qui per girare, strusciare, passeggiare, ma non necessariamente per acquistare. Vogliamo che sia più che altro un'unione di tutta la gente di Oltresarco. Il commercio viene in secondo luogo per noi. Purtroppo partecipa solo la gente locale perché turismo in questa zona ce n'è poco e quindi c'è grande sacrificio da parte di noi che partecipiamo a questi mercatini. Bisognerebbe sensibilizzarla un po' di più in modo che la gente anche dall'esterno potesse venire a queste manifestazioni. Questo è molto comoda per tutti i commercianti, sai? Perciò loro avevano una lunga giornata, vengo più, perciò aveva più soldi, paga tasse, eccetera, eccetera. Diciamo che è un po' anche per una festa per i commercianti, ma è anche una festa per tutti, insomma. Dovessero dire vuoi andare via che ti do una villetta anche fuori qua, io non mi muovo. Andrei via.